di Broken Out del regista spagnolo Alberto Rodriguez. Abbiamo con noi per questo incontro con l'autore uno dei suoi più fedeli collaboratori, lo sceneggiatore Rafael Cobos López. Un applauso per darvi il benvenuto. Rafael collabora appunto con Alberto Rodriguez da ormai quasi 15 anni, quindi è una collaborazione duratura, una collaborazione molto fertile. Hanno scritto insieme 5 film, una serie TV. Tutte le sceneggiature scritte da Rafael con Alberto Rodriguez sono state nominate al Goya, che sarebbe l'Oscar spagnolo. Le ultime due l'hanno anche vinto, quindi insomma anche per chi non crede particolarmente nei trofei del palmarès, diciamo che mi sembra un segnale abbastanza forte di quanto il loro cinema stia lasciando un bel segno nel panorama spagnolo e europeo internazionale. Volevo proprio partire da questa collaborazione per chiedere a Rafael come è nata la collaborazione con Alberto Rodriguez e come funziona, cioè come si scrive un film a quattro mani, come funziona il vostro rapporto di lavoro. Sì, scrivere a quattro mani l'ho fatto con altro direttore, nel caso di Alberto non è più a quattro mani, diciamo che lo più parecido che pensiamo dalla cabeza, io me retiro, scrivo. Sì, di fatto con questo direttore, questo regista, non si è trattato di una scrittura a quattro mani, più che altro di un lavoro a due teste, diciamo. È un'esperienza che invece ha fatto con altri registi precedentemente. In realtà la canzà la prego da tutto la scrittura. Adesso che non c'è, è lui il regista dei film del vento. La battuta ci fa sorridere, però volevo un po' chiedere questo. Immagino che lavorando per così tanti anni con questo regista, quando tu scrivi, forse hai già in mente anche, conosci il suo stile, ma conosci la sua messa in scena, no? Quindi mi chiedevo quanto questo influenza anche la tua scrittura, se già cominci a visualizzare il film mentre lo scrivi. È un fattore di rilievo e ha messo in evidenza il fatto che ci sia abbastanza ambivalente questo fattore di conoscenza reciproca così approfondita, per cui quando si lavora insieme conoscendo così bene la persona con cui ho lavorato per tanto tempo, a volte scattano anche degli automatismi che ti portano a magari a condizionare quello che invece sarebbe il tuo lavoro libero. Insomma, parlava anche di compiacimento della coppia creativa, no? Quindi subentra un'identificazione che magari ti porta a modificare quello che sarebbe il tuo lavoro. Intanto vi invito ovviamente a alzare la mano se volete partecipare, se volete fare qualche domanda a Rafael, se avete visto alcuni dei film da lui sceneggiati e avete qualche domanda da fargli. Intanto invece proseguo io, volevo approfondire un po' alcuni dei temi ricorrenti delle sceneggiature dei film realizzati con Alberto Rodriguez, e mi sembra che un tema che torna spessissimo sia quello di un passato molto problematico.
storico, un passato che non è soltanto storico, ci sono film come La Isla Minima, o Possiede, non sono sicurissima della pronuncia, comunque che si svolgono proprio negli anni 80 e nel passaggio difficile per la Francia, per la Spagna, scusate, nel post-franchismo, ma ci sono anche altri personaggi, penso a Tano di Seven Virgins, che hanno a che fare con un passato problematico, un passato anche personale. Come funziona questa rielaborazione? È un passato, è il passato del vostro paese, della vostra nazione che si fa problematico, che emerge in questi personaggi, e quanto il cinema può elaborare questo passato? Sì, scusa, era un po' lunga la domanda, ma spero... una serie di momenti storici che confermano l'interpretazione sottesa alla domanda, ovvero che il passato storico politico è di per sé problematico, molto presente e importante nella sua produzione. Ad esempio, per quanto riguarda Robert Hill, ho sentito la questione del 94, insomma, in ambito anche socialista, sul governo socialista, e poi anche sul fatto del video, possiamo dire, per quanto riguarda La Isla Minima, dove si presenta appunto il retaggio della... Va bene. Quindi vabbè, forse riformulo velocemente se non avete sentito, niente, conferma la presenza di un passato problematico all'interno del vissuto, cioè insomma dell'opera, dei diversi dei film. In momenti diversi, sia quelli immediatamente post-franchisti, sia in tempi anche relativamente più recenti, come quello del 94 nel film che vedremo stasera. Supongo che hay algo inconsciente por parte de los hosts en hacerlo cuando el tiempo permite tener una perspectiva sobre ese tipo de acontecimiento, igual que decimos con la serie de la película, estamos hablando del momento en el que la serie temerosa del 16 apareció, o como se casi como de la historia. Yo creo que parte de distancia y parte de cómo perder esa perspectiva la que permite la persona. Hicimos lo que es la mil cara, que probablemente la gente cuatro con un de 90. Yo creo que una forma también que hablar de una psicología importante que estaba viviendo el país. Una película que es el reino, casi que fue un intento por dialogar con esa crisis presente y con el pasado. Al final estamos intentando encontrar el pasado en el mundo que nos permita dialogar con el presente. Sì, quindi probabilmente c'è anche un aspetto, diciamo, subconscio nell'esplicitare questo passato problematico, perché ha notato, ripercorrendo le loro produzioni, come la stessa cosa sia venuta anche in riferimento a periodi storici diversi, come accade con la serie La Peste, dove comunque gli episodi di corruzione servono da dialogo con un presente dove questi temi sono comunque sentiti. Quindi forse è anche un qualcosa di inconscio che porta gli autori a lavorare in questa direzione. E ovviamente anche una volontà deliberata di far dialogare il passato e il presente. Grazie, sì.
sicuramente è un rivolgersi a raccontare il passato, appunto nella Isla Minima, ma anche nell'Uomo dei Mille Volti, un passato recente che probabilmente ci parla un po' anche della Spagna di oggi, della Spagna attuale. Penso che una cosa che abbiate in comune tu e Alberto Rodriguez nel dare vita a questi film è sicuramente il dato anagrafico, quindi l'aver vissuto da piccoli, da giovani, il post-franchismo, ma probabilmente anche la cinefilia che vi accomuna. Un'altra cosa che caratterizza questi film è parlare di questo passato recente o più remoto della Spagna filtrandolo attraverso il genere. Quindi abbiamo La Isla Minima, che è un noir, un mystery, Gruppo 7, che è un poliziesco, L'Uomo dei Mille Volti è un film di spionaggio per certi versi. Mi interessa molto questa vostra scelta di appunto raccontare la storia, raccontare il passato, ma filtrarlo con lo sguardo del genere, del cinema di genere. E volevo capire un po' questa vostra costruzione dei film e anche se avete qualche autore di riferimento nel cinema di genere. Que no estaba relacionada con Roldán, pero estaba con el caso de corrupción del Partido Popular. Sí, forse intervento carico di dati, quindi è meglio iniziare a dire no. Allora, forse con La Isla Minima, certo, abbiamo trovato un po' la quadra, insomma, la sintesi di tutte queste di questo fattore. Nonostante questo, però, anche in precedenza erano stati svolti dei lavori in questa direzione. Ha fatto riferimento anche a tre sceneggiature, giusto? In cui il passato storico era importante, tra queste in particolare quelle che hanno toccato tre momenti importanti già nell'82, quindi un'epoca più vicina alla transizione dal franchismo alla democrazia, poi nel 92, nell'epoca invece del boom relativo anche all'Expo, immagino, sì, la costruzione esatto della articolava attorno a questo momento importante e anche il primo caso di corruzione negli anni 90, no? Quindi diciamo che l'interesse per questo aspetto è sempre emerso anche precedentemente. Esos tres proyectos que nunca se llegaron a rodar por diversas razones empezaron a apuntar, que me parecía interesante, a la original. Lo he hecho muchas veces, a mí tampoco me gustaba un director internacional que lo he hecho con era muy interesante ese proceso para hablar de vehiculizar el pensamiento a través de una fórmula que todos iban a conocer, pensamiento reconocible, y mejor que la inspiración más fácil se consiguió la reflexión. Sì, e tutti questi tre progetti che sono stati menzionati, che non sono stati poi realizzati, comunque emergeva già questa istanza che rendeva importante l'aspetto appunto di genere, del cinema di genere come veicolo per esprimere questi contenuti. Bueno, todo il cine negro contiene questa forma, cambiamo politica, se hai tanto. Sarebbe complicato. Sì, forse è difficile trovare anche un autore di riferimento specifico, però un po' tutto il cine negro in spagnolo, no? Il cinema noir serve come punto di riferimento con la sua eredità, insomma, culturale. Grazie.
una mia curiosità è in molte recensioni, in Italia sicuramente, forse all'estero meno, per parlare di Dalisla Minima si è citato il paragone con True Detective, la serie americana, soprattutto con la prima stagione, quella diretta da Cary Fukunaga, un po' per anche la scelta delle ambientazioni molto torbide, molto, anche molto calde, quindi con così, con questo serpeggiare del mistero. Volevo sapere se questo paragone così vi scoccia, se è una cosa che invece era voluta, se ci ritrovate qualcosa, e anche chiedere un po' della scelta delle location della Isla Minima, che sono molto suggestive, e ho letto anche che dopo il film sono diventate una meta turistica. Non so, però dice che insomma questo paragone con True Detective dimostra la scarsa originalità del loro lavoro, però poi un'aneddota che quando si fa terminando di dare la vita minima la Ula di Valor che è uno dei loro. Llamó a Alberto, la persona que yo lo vi con la televisión, diciéndole que había visto una serie que era True Detective y que no había copiado. Però ha anche detto che c'è stato anche un aneddoto in cui uno dei loro attori, protagonista di fatto, no, Raul Arevalo, in un certo momento durante una ripresa chiama Alberto, il regista, e dice: ma guarda che c'è questa serie True Detective che ci ha copiato, quindi forse invece è per qualcosa di diverso. Bueno, es interesante que no solo comparte un espacio muy común, que se parece muchísimo, sino que también de alguna forma, tú dices que estoy hablando de esa forma lenta, viven a veces que se ve algo. Del mismo modo que la Isla Minima la del año pasado, sì, un grande parallelismo è quello per cui, così come in True Detective c'è una sorta di dialogo tra due Americhe diverse che convivono, così anche nella Isla Minima troviamo un continuo accenno, un continuo dialogo tra la Spagna che era la Spagna franchista e che porta dei retaggi anche nella Spagna democratica, e invece quella che si sarebbe avuta dopo la transizione. L'origine della Isla Minima non è facile. Tanto il resto come io conosciamo abbastanza bene, credo, la zona della marina, sempre teniamo come la questione di utilizziamo anche per fare un po' con il tempo quando Per quanto riguarda la location è molto importante la conoscenza, è stata molto importante la conoscenza sia da parte sua sia da parte anche di Alberto dello spazio che loro, del territorio che loro conoscevano e che sempre avevano, a cui sempre avevano pensato come a una possibile location per raccontare una storia. Si parla in particolare della cosiddetta marisma, forse spiego un attimo, però che è quella zona selvaggia, acquitrinosa che si trova nella zona appunto campestre dell'Andalusia, sotto Sevilla. È un spazio che sta cargadissimo di drama, storicamente ha sido un lugar di escondite, di profugo, di personaggi, diciamo, di situazione problematica, ma con lei, che curiosamente quando Franco a interesarse por la zona, se la regaló a varios amigos y la enviaron para la zona. Sí, una zona que di per sé, se avete presente il film, forse vi ricorderete anche, si presta, è piena di per sé di drammaticità, come ha detto lui, e che si presta anche un po' al nascondimento, per cui tradizionalmente negli anni è stata anche una zona in cui i fuorilegge cercavano rifugio, cercavano di nascondersi, e che poi paradossalmente quasi per ironia della sorte, poi Franco invece il dittatore la regalò a un proprio amico, a un suo amico, e la trasformò in una sorta di piantagione. Aún en día existe un nuevo poblado de la marisma que se llama Queipo de Llano. Ah,
e ancora oggi esiste un abitato in questa zona appunto della marisma acquitrinosa che si chiama Pippo Deiano, che è stato uno dei più sanguinosi ufficiali militari della guerra civile. Curiosamente está enterrado en una iglesia sevillana que tiene e poi curiosamente si trova anche sepolto in una chiesa che è poi oggetto e meta di pellegrinaggi. Infatti sembrava una scelta molto peculiare delle location, infatti vedo che c'era molta storia dietro, giustamente. Abbiamo parlato di storia, abbiamo parlato di Spagna del passato e del presente, abbiamo parlato di genere, di noir, di poliziesco. Un altro elemento che mi sembra unire come un filo rosso i vostri film insieme è quello del racconto morale, e questo vale non soltanto per i film che abbiamo citato che parlano del passato della Spagna, ma anche per esempio per Siete Virgenes e After, che sono ambientati nel presente, nella contemporaneità, ma dove i personaggi vivono una sorta di percorso morale, però lo trovo interrotto, cioè mi sembra che questi personaggi alla fine non riescano veramente a avere una redenzione, avere un percorso di... come se fossero dei racconti morali rotti in qualche modo. Volevo sapere se è una scelta su cui ha lavorato insieme, se è magari anche uno sguardo generazionale magari che vi accomuna. Io credo che con il contrario, io non credo che siamo un morbido, forse al contrario, si tratta non sembra di essere portavoce insomma di un cinema dove sia importante lo scherzo morale, di sicuro non moralista. Siamo un po' persi forse nella traduzione, perché intendevo anch'io che non... Ok. Diciamo che si fossero un po' bloccati in qualche modo. Ho perso per fare un esempio visivo alla finale di Seven Virgins, con quel freeze frame che blocca il personaggio che sta provando forse a muoversi, a fare qualcosa, lo troviamo proprio congelato, come se non ci fosse la possibilità di andare avanti. Sì, perché adesso credo che c'è una forma anatomica che hai, lo quando se lo compriamo di mettere con bene a finale, si può affidare così, poi il personaggio di reazione sempre che possibile, o tranquillo. Punto fuori, ma allá, è sempre più adesso, e questa tonica sì, è quello che manteniamo quando è. Ma forse il negativo può essere visto come elemento morale l'assenza di e l'impossibilità di una redenzione finale, quindi forse preso alla rovescia, però può essere l'aspetto morale, può essere interpretato proprio come una sorta di condanna a non poter a ottenere un fine. Por ejemplo, el personaje de Islamín Imán, Carla Gutiérrez, el policía, que viene de la izquierda, del banco franquista, de la Universidad Social, es un personaje que en principio podría redimirse, porque de alguna forma salva a la chica que representa, a la chica que mata, pero que por el contrario. Por eso, de alguna forma, habría utilizado ese discurso central, es incapaz de huir, es incapaz de salvarse de esa constante reacción y de esa constante observación, y ahí los pájaros, tanto siguiendo, ya. Sì, forse un esempio di questa dinamica che presente in diversi lavori si ha proprio in La Isla Minima, dove il personaggio che Javier Gutiérrez, no? Che è un personaggio vincolato poi nelle sue origini con la storia franchista, quindi da un passato un po' oscuro, potrebbe pervenire a una sua personale redenzione, però alla fine
comunque questo non avviene, e quindi forse diceva Raffaele, può essere anche interpretabile in questo modo la scelta zenitale, dice, di una ripresa e l'immagine comunque degli uccelli che volano via, perché sembrano quasi simbolizzare la mancanza, insomma, di un avveramento della redenzione all'interno del personaggio, no? Quindi ritorna l'elemento panoramico. Grazie. Ci sono domande? C'è qualcuno dal pubblico che vuole chiedere qualcosa, approfondire qualcosa? Eventualmente alzate la mano, magari non ti chiedo perché sono girata. Volevo fare una domanda su come dire, la natura abbastanza peculiare del vostro cinema, che è un cinema d'autore, è un cinema anche commerciale. Avete trovato un punto di incontro tra queste due formule che mi sembra veramente vincente, e facendo anche un paragone col panorama italiano, manca forse un po' in Italia questo tipo di cinema che riesca ad avere una impronta autoriale forte, ma essere anche vendibile banalmente. E volevo sapere se questo in Spagna è più fattibile per tutta una serie di motivi anche tecnici. E se è una formula che ha riscontro anche col pubblico. Sì, loro in effetti ci volevano provare, era un'intenzione deliberata con la quale si sono messi al lavoro, quindi comunque l'idea era quella di non voltare le spalle al pubblico cosiddetto commerciale, senza per questo però rinunciare alla qualità. Grazie. Uno dei più recenti dei vostri film, uno dei mille volti, è stato poi in alcuni paesi, presso molti paesi, distribuito su Netflix. So che avete lavorato anche alla serie TV, alla Peste, quindi siete abituati a lavorare anche pensando al piccolo schermo, però volevo fare un po' la classica domanda su Netflix, cioè se pensate che si possa vedere il cinema su Netflix e sui dispositivi che Netflix consente, o se lo trovate riduttivo per il cinema. Esatto, in assoluto, che in spagnolo vuol dire per niente, perché in realtà c'è una diciamo una retroalimentazione, comunque una reciproca influenza positiva tra il cinema e la televisione, soprattutto in questo periodo in cui bisogna prendere atto del cambiamento delle dinamiche, per cui non c'è alcun tipo di detrimento da parte della televisione a svantaggio del cinema. È una posizione non così, cioè non capita spessissimo di sentire da un giornalista. Ha un contratto con Netflix, quindi non potrebbe
giustamente. Ci sono domande, c'è qualche intervento, qualche curiosità, qualche riflessione? Vado avanti io e volevo riallacciarmi un po' al discorso che facevamo prima di questi racconti morali o forse non così morali. E mi pare che un'altra cosa che accomuna i personaggi, da Seven Virgins a anche l'uomo dei mille volti, insomma, che segna un po', è la solitudine. Sono personaggi che hanno dei problemi anche a fidarsi delle persone che hanno intorno a loro, perfino in After, quando si tratta di amici. È qualcosa di abbastanza comune, una visione forse anche questa un po' pessimistica. Ecco, volevo parlare un po' di questo, insomma, perché questa scelta, da dove deriva, perché scrivete questi personaggi che hanno una grossa difficoltà a fidarsi degli altri. Questo che ha detto grazie, quello che mi ha abituato a quello che mi ha abituato a non poter dire la figlia a quel punto, impossibilità di dire, mantenendo todo de una forma normal, y es verdad que con un código que no funcionó desde el punto de vista comercial, y aún así un código fabrica. Hacer viene justo como decía antes, cuando terminamos que responde a un momento vital que compartimos Alberto y yo, que va muy ligado a una novela que no sé si está haciendo tanto detalle y volver, que es un francés un poco terrible, y a los textos de un escritor peruano que había leído, que fueron los últimos textos que yo en el psiquiátrico en el que se encontraba. De alguna forma eso era el momento vital que atravesó, yo creo que está contenido en este personaje de novela moral, de Silvio Disney, que nos acompaña, o que nos acompaña en él, y desarrolló todos los personajes. Incluso recientemente con un personaje que es el protagonista de la película, que ha dejado de creer en Dios en una época en la que yo creo en Dios, está abogado del precipicio. Supongo que somos así de cenizos, de oscuros, de crisis y de terrible, tal vez que yo, porque nos gusta que el personaje que pasa. Bien, siamo un po' densi di dati. Allora, prima di tutto sì, è proprio vero, la domanda che è stata posta coincide con il loro posizionamento. Il primo esempio che ha fatto Raffaele è stato quello di uno dei suoi film, dei film a cui è più legato, After, che se da una parte non ha avuto una grande ricezione di pubblico, quindi non è stato propriamente un successo dal punto di vista commerciale, allo stesso tempo è stato un film molto, molto scomodo, no? Anche dal punto di vista dei temi sociali che passava, e in cui erano presenti questi elementi anche di difficoltà nel momento di esercitare la fiducia nei confronti dell'altro. In realtà poi ha parlato Raffaella anche della peste, dove lo stesso tema ritorna, no? Ricorda la perdita della fede, quindi in senso anche più ideologico, però sempre la perdita della fiducia, e non sono casuali neanche i riferimenti letterari da una parte un autore americano, Ribeiro, e dall'altra, forse più conosciuto qui da noi, Holbeck, che ha influenzato in parte anche la loro produzione con il testo che in italiano credo sia stato tradotto come Estensione del dominio della lotta, se non sbaglio. Hai un dialogo evidente tra i siete vivi, de un texto escrito a patria de Ribeiro, en el que son los niños los que limitan a los adultos, no son los adultos los que limitan a los niños. Estos mejores de siete crímenes directamente emparentados con estos pocos adolescentes que somos, creo que es muy importante los pocos españoles que son los. Sì, tornando invece al riferimento di Ribeiro,
è scritto sulla Patria, che, in cui è presente anche una massima secondo la quale non sono tanto i bambini a imitare gli adulti, ma piuttosto il contrario, sono gli adulti a imitare i bambini. In questo senso c'è un dialogo sia tra After e Siete Virgenes, perché vediamo comunque un comportamento in cui questi adulti, insomma, cercano in un certo senso di riprodurre atteggiamenti che sono un po' da post adolescenti, per certe. Hai sequenze letteralmente che sono di città, no? Le scrive in italiano, haciendo tonterías, directamente, a continuación de la secuencia. Sì, al punto, questo dialogo interno tra i due film, che c'è una sequenza in particolare di lotta, no? di scontro, che è la continuazione della sequenza presente nell'altro film, quindi c'è un dialogo esplicito da questo punto di vista. Grazie. Io nel ricordarvi che stasera alle 22.30 potete vedere in auditorium il luogo dei due volti, ringrazio Raffaello per la sua presenza e vi auguro un buon proseguimento di festival. Grazie a tutti. Grazie mille.